girl be. Her eyes are open wide, and yet she's in a daydream that's better than real life. Vai in giardino a giocare a croquet con Celia. Non ti annoierai a respirare un po' d'aria fresca? Non c'è niente di più noioso che giocare a croquet con Celia. Che cosa hai detto? Ma insomma, Alice. Lo so, non dovrei dire queste cose di Celia, ma purtroppo non mi viene nulla di carino. Ah, Alice, tua sorella è una ragazza molto cara. Vieni, ti porto da lei. Però è una lagna. Alice, ti prego, smettila ora, basta. Desidero che andiate d'accordo. Su, mia cara, adesso prendi la mazza, vai da Celia e le chiedi se ti lascia giocare con lei, ma non cominciate subito a litigare. Va bene, è la mia questa. Ah, ma cosa fai, Alice? Devo giocare a croquet con te. Ah, sì, e di chi è stata l'infelice idea? Della mamma. Non è un gran tiro. Quella è la mia pallina. Se voi due non la smettete subito di litigare in continuazione, vi chiudo tutte e due per il resto della giornata nelle vostre stanze. Sì, sì, va bene. Dov'è la pallina? È laggiù. L'hai tirata in quei cespugli e sicuramente l'hai fatto apposta. Vieni, Benny Bunny, aiutami. Lo sapevo che non valeva la pena di giocare con quella là. E dai, sbrigati, fannullona. Se mi chiami ancora fannullona, puoi venirti a cercare la pallina da sola. Sicuramente l'avrà già trovata, però non mi avverte. Ah, no, eccola lì. Lasciami stare. Che divertente, ti avevo scambiato per una pallina da croquet. Piano, piano, non così forte. Ho l'impressione che tu abbia paura. Ma certo che ho paura, anch'io avrei una gran paura se mi trovassi al suo posto. E di cosa? La regina di cuori l'ho invitato alla festa del croquet con il riccio, è vero? Sì, purtroppo. Il croquet con il riccio viene giocato una volta all'anno ed è molto spiacevole per i ricci e anche per i fenicotteri, oh? Attenzione, sua maestà la regina di cuori vi invita all'annuale festa di croquet con riccio. Ogni riccio, compreso quello lì dietro, deve partecipare. Non sarà arrestato. Per questa ragione ti consegno personalmente con grande onore l'invito che ti riguarda. Purtroppo ho altro da fare, non posso venire. Se sapessi come ti capisco, per me il croquet è il gioco più noioso che ci sia al mondo. No. Buona fortuna, terrò le dita incrociate, così vincerai. Oh, non credo che servirà. Vieni, andiamo a vedere anche noi, sa? Sì. La regina di cuori ha mandato un invito ad ogni abitante del paese delle meraviglie e sono venuti tutti. Vorrei vedere chi avrebbe il fegato di non accettare. Andrebbe a finire in prigione. Pensavo che un invito fosse una cosa la lì. Conosci, no? Non farti venire in mente di vincere a croquet. Il croquet con il riccio lo vince solo sua maestà la regina di cuori. Ma allora che cosa si gioca a fare se tutto è già deciso? Per dimostrare che sua maestà è la migliore. Beh, non mi
sembra un gioco molto onesto. Perché? La regina di cuori non ha mai considerato in vita sua qualche cosa di onesto. Ma è tremendo! Dove si andrebbe a finire se tutti si comportassero così? Non si potrebbe giocare più a nulla su tutta la terra. Oh, attenta, Alice! Piegati! Danny, cado! Maestà, stai attenta! Ora non posso parlare con te, mi sto esercitando! Purtroppo! Slancio a destra, dal davanti fin sotto le gambe, da dietro e via! Cos'è per te l'allenamento, mia cara? Gioco o dovere? Non pensi di consumare troppe energie, mia cara? Tra l'altro il croquet con il riccio non si gioca con le palline! Hai ragione. E poi tanto vince sempre quella strega. Ma di strega? Posso dire una cosa, maestà? Mm? Lei ha appena detto una regola sbagliata alla regina bianca. Il croquet si gioca sempre con una pallina. Si vede subito che vieni per la prima volta. La poverina è molto battuta e perde malvolentieri contro la regina di cuori. Oh, ecco i primi che si addormentano. Guarda i fenicotteri. Però bisogna proprio dirlo, si è data molto da fare per organizzare la festa. Sì, molto. Deve essere sicuramente un grande onore per voi essere qui. L'avete sentita? Spiritosa. Spirito di patata. Ha perfino fatto decorare i muri del castello. Benny Bunny, guarda, sono delle rose bianche fantastiche. Che belle. Per l'amor del cielo, non così forte! Sua maestà ha ordinato rose rosse e noi per sbaglio abbiamo piantato rose bianche, svelti rifornimenti! Stiamo cercando di rimediare all'errore prima che lei se ne accorga! Ehi! State attenti, qui potreste bagnarvi! Sua maestà non ha mai amato rose bianche, dice che la rendono pallida! Sua maestà, la regina di cuore! Sua maestà, ispeziona le rose, prego, maestà. Io adoro le roselline rosse. Che ridere. Ma sì, ridi pure, anch'io alla tua età ridevo volentieri. Come ti chiami, bella bambina? Mi chiamo Alice, maestà. Ma vostra maestà non mi riconosce oggi. Soldati, arrestatela! Non è sulla lista degli invitati. Come si chiama il soldato su cui poggio i piedi? E come posso saperlo? Io non lo conosco, appartiene al suo esercito. Bene, visto che neanch'io lo conosco, arrestate subito anche lui! Da quando in qua facciamo arrestare anche i nostri soldati? Non è giusto! Io faccio arrestare chi voglio, dove voglio e quando voglio! E ora voglio arrestare qualcuno! Tutti i partecipanti al croquet con il riccio sono pregati di recarsi sul campo da gioco! Hanno fatto il loro ingresso Pappa Ciccia e Ciccia Pappa! Si può presentare il prossimo, la tartaruga lacrimogena entra in campo! L'aquila verrà rappresentata dalla duchessa e dalla sua cuoca! Quando ti entrerà in quella testa da coniglio che l'aquila nel paese delle meraviglie posso rappresentarla solo io. Basta con le presentazioni, iniziamo! È divertente anche da qui. Vorrei dirle che ciò che sta facendo è veramente sciocco, maestà. Ti dispiacerebbe ripetere, prego? Non volevo offendervi, maestà, ma sono dell'idea che la gara sarebbe molto più emozionante se voi giocaste contro un vero concorrente. E sentiamo, dove potrei trovarlo? Qui non c'è nessuno che mi possa superare. Mi offro volentieri, ho giocato spesso con mia sorella Croquet e inoltre le assicuro, maestà, che sono veramente una concorrente molto onesta. Ciò darebbe finalmente l'occasione a sua maestà di dimostrare che ella ha un vero spirito sportivo. Scusi. Va bene, fate uscire la ragazza dalla prigione, giocherò contro di lei.
Se le riesce di vincere contro di me, grazierò sia lei che il soldato. Grazie, maestà, mille grazie. Ma cosa le succederà se non riesce a vincere? Beh, dimostrerò non solo di avere lo spirito dello sportivo, ma anche quello del capo. Zac! Se fosse il tuo posto, preferirei rimanere in prigione, Alice. Zac! Non perdere il coraggio, anche se io lo perderei. Non fare quel viso così triste, andrà tutto bene, vedrai. Non sai ancora cosa ti aspetta, altrimenti non parleresti così. Dove sono i fenicotteri? Anche quei fenicotteri giocheranno con noi. Ah, come sono contenta che ci siano anche loro. Non si rende proprio conto. Eh sì, purtroppo. Ma perché fanno così? I fenicotteri non amano giocare a croquet. Non puoi mica cambiarli. Non capisco perché tu faccia tanta opposizione. È molto divertente. Prendi la mazza e gioca. Cosa vorresti dire con prendi la mazza e gioca? Io sono la mazza! Come? Non capisco. Guardati in giro e capirai. I giovani fenicotteri sono delle splendide mazze. Sì. Il collo è snodato, sì. E le gambe sono molto robuste. No, sono molto deboli. Soldato, prendi il riccio. Eseguo, maestà. No, avanti. No, no. Che cosa vuoi fare con il riccio? Lascialo stare se non vuoi. Coraggio, amico mio, buona fortuna. Bene, e ora gli archetti. Sì, maestà. Ma io non vedo nessun archetto. Provvediamo subito, Alice. Soldati, allora componete gli archetti. Bene. Mi scuso in precedenza con voi per i miei aculei pungenti. Alice, vuoi giocare contro di me oppure hai soltanto voluto darti un po' d'importanza? Sì, ecco, io non avevo mai giocato con un fenicottero come mazza. Ah, vuol dire che volevi abbindolarmi. Tu non hai mai giocato a croquet con il riccio, molto bene. E allora ti auguro buona fortuna, bambina mia. Vado a prendermi un fenicottero. Prego. Mi dispiace per te, ti prego di scusarmi, ma non sapevo assolutamente in cosa mi stavo imbarcando. Non è vero, Benny Bunny? Io te l'avevo detto che dovevi rimanertene in prigione, ma tu sai sempre tutto. Ma tu non mi hai detto tutta quanta la verità. Benny Bunny, mi sono ficcata in un gran bel pasticcio. Sì. Non riesco proprio a convincermi che devo colpire un povero riccio con un povero fenicottero. Se solo riuscissi a farmi venire un'idea. Se non cominci subito a giocare, ti annuncio che hai perso. Ah, idea! Maestà, vi prego di ritardare un poco l'inizio del gioco del croquet. Mi è appena venuta un'idea meravigliosa che lo renderà molto più divertente. Mi sembra che tu sia un avversario molto difficile da contentare. Non si tratta di me, si tratta della sicurezza dei fenicotteri e dei ricci. Della nostra sicurezza? Della sicurezza? Della nostra sicurezza? È la prima volta che qualcuno se ne preoccupa. Beh, era ora. E questo cos'è, uno sguardo di rimprovero? La proposta mi piace. Ho già la gola secca, non avrei nulla in contrario a bere una tazza di tè. Va bene, per me va bene. Ho bisogno del tuo aiuto. Sai dove posso trovare delle noci di cocco e delle conchiglie? Sì, certo, ma che cosa ti servono? Aspetta, lo vedrai presto. Credo che ne rimarrai sorpreso. Tutti i fenicotteri vengano intorno a me. Ma io conosco un modo per aiutarvi. Ecco qua. Bravo. Proprio la misura giusta. Si può iniziare, la pausa è sufficiente. Subito, mia cara, solo un altro pezzetto di torta. È già il quinto. Prego, datemi la mazza. Un collelmo? La pallina? Credo si riferisca a me. Buona fortuna!
Bel colpo! Per me è stato un brutto colpo! Oh, un colpo da togliere il fiato! Oh, per tutti i diavoli, ho già vinto al primo colpo! Maestà, il suo avversario non ha ancora giocato. Solo quando Alice avrà perso, vostra maestà potrà essere dichiarata vincitrice. Per me va bene, chiamala. Ah, sì, maestà, il prossimo partecipante! Tocca a me. No, ci sono prima io. No. Sì. Non tocca a nessuno dei due. Silenzio! Sua maestà inizia a giocare! Oh, sono molto lieto di conoscerti. Sei forse caduto per sbaglio su di un cactus? Gli ho chiesto se non è caduto su di un cactus. È buona, no? Yeah, che bella battuta! Sua maestà ha un gran senso dell'umorismo, ha imparato da me. Sì. Ha intenzione di giocare oppure no? Scusi, maestà, quando si inizia? Non siamo qui solo per guardare. Se sua maestà, la regina di cuori, sentisse come mi state oltraggiando, vi farebbe arrestare. Niente affatto, quei due hanno ragione. Non vedi che stai rallentando il gioco? Sì. È molto meglio se lasci perdere per ora. Ti faremo giocare alla fine, caro. Venga avanti la ragazza, mi interessa constatare se è così brava come dice. Spero solo di fare una figura migliore del... Mi raccomando, Alice, se tu perdi suonerà la nostra ultimissima ora. Non l'ho dimenticato, ma non so se riuscirò a cavarmela con un fenicottero al posto della mazza. Niente paura, Alice, afferrami con forza per le gambe. Fammi vibrare nell'aria e al resto pensiamo noi. D'accordo. Le tengo bene così? Sì, così va bene, ma non farmi andare a finire per sbaglio contro qualche albero. Quando ti dirò ora, tu dovrai colpire molto forte. E... ora! Via! C'è entrato! In questo modo non riuscirò mai a vincere. Quell'imbrogliano non è valido. Forse le regole non ti stanno bene? Ma certo, non mi stanno bene proprio per niente. Gli archetti imbrogliano. Oh, che bravi! Per la loro avvedutezza li premierò con un aumento di stipendio. Sono profondamente delusa. Se qui una delle regole è l'imbroglio, non mi resta altro da fare che imbrogliare, anche se i miei genitori me l'hanno vietato. Ciao! Ciao! Continuiamo a giocare o smettiamo? Continuiamo, naturalmente. A me non la si fa così facilmente. Oh, devi colpire più forte e mirare meglio. Io ho bisogno di tempo. Bene, mi sforzerò. Ti accosti male al colpo. Le gambe devono essere molto più tese. Ma io le ho tese. Non intendo le tue gambe, ma quelle del fenicottero. Ah, ecco. Buona fortuna. Oh, ed il collo. Anche lui diritto, più che puoi. Bene, molte grazie. E poi prendi la distanza e colpisci forte. Seguirò il tuo consiglio per filo e per segno. Sei saggia, buona fortuna. Ma insomma, quando toccherà a noi? Noi dovremo per forza pazientare. Non tenere il collo così curvo, fenicottero. Il ghignagatto ha detto che il collo deve essere tenuto ben diritto. Ed è ancora più importante che lui, proprio quando tu stai per colpire, tenda al massimo tutti i muscoli. Così darai forza e velocità al tuo colpo. Fai attenzione e auguri! Tendere tutti i muscoli! Ricevuto! Alice, i suoi muscoli, non i tuoi! Coraggio, ragazza, colpisci! Se ora tutti gli archetti fossero al loro posto, noi avremmo vinto. Adesso ne ho abbastanza. È una vera e propria truffa il modo in cui vi state comportando. Lui non ti ascolta neanche. Ti avverto. Ho bisogno di una pausa, ho mal di schiena.
Se non ritorni immediatamente al tuo posto, ti farà male subito qualche cosa d'altro invece. Sì, sì, ho capito. E non ti muovere più. Se lo avessi tu il mio mal di schiena. Comportati bene, se tu resterai al tuo posto potrai rialzarti in un batter d'occhio. Non male. Attenzione, pista! La ragazza per la sua età non gioca per niente male. Ma adesso farò vedere a tutti voi come si gioca la mia età. Ma questo non c'entra niente con il croquet. Smettila subito di tremare, mi sto preparando a colpire. Non posso farci nulla, maestà, ma divento sempre molto nervoso quando lei mi è così vicina. Quando il gioco sarà finito, sarai arrestato. Oh, proprio quello che pensavo, per questo ero tanto nervoso. Se avessi saputo che lei giocava così male, avrei cambiato squadra. Mio caro, farai compagnia all'archetto in prigione. Le nostre possibilità di vincere sembrano buone. La regina di cuori è arrabbiatissima. Sei stato molto furbo, sai? Così abbiamo ottenuto un bel vantaggio. Molte grazie, sei stato bravissimo. Tu rimani qui, non osare scappare via, eh? Oh? Cercavi qualcosa? Eh sì, non riesco a trovare il mio riccio. Finalmente il gioco si fa emozionante! Coraggio, ma da che parte stai tu? Io tengo per Alice. Colpisci forte e bene, piega d'angolo i gomiti. Preso in pieno. Pista! Ehi, ma perché mi stai superando? Non tieni per Alice, tu? Io faccio parte della squadra della Regina di Cuori e voglio che la mia squadra vinca. Anche io ho il mio orgoglio. Hai perso un amico. Guardate gli archetti, conano verso Alice. Svelto. Bravo! Dai! Bravo, bravo! Un bel colpo. I miei complimenti. Abbiamo vinto, l'abbiamo battuta! Sarà costretta a graziarci tutti! Alice, hai trovato la pallina da croquet di Celia? No, ma ho trovato un amore di riccio! Un riccio? Oh, che strano, mi sono sbagliata! Vieni, avrai sognato! Come al solito, prima o poi dovrò portarla con me!